inserito nel decreto 150 una specifica funzione in capo ai dirigenti sull'integrità e la responsabilità anticorruzione in capo ai singoli dirigenti, vale a dire come c'è il responsabile per la 626 della sicurezza dei posti di lavoro, in ogni ufficio ci sarà il funzionario, il dirigente responsabile della trasparenza e della integrità della pubblica amministrazione nei confronti dei fenomeni corruttivi. Cioè noi abbiamo fatto la scelta della trasparenza e della responsabilizzazione dei funzionari pubblici nei confronti degli assalti esterni nei confronti della pubblica amministrazione, perché come abbiamo visto non è tanto il pubblico dipendente ad essere attore del fenomeno corruttivo quanto soggetto passivo di assalti esterni, ovviamente sulle risorse che la pubblica